della mia città. Devo realizzare una cheesecake di Natale. Secondo voi utilizzerò una forma stampo stella o uno stampo ad albero di Natale? Questa è una sorpresa, una curiosità, la vedrete alla fine. Allora, questo è uno stampo da 32 cm di diametro e questo da 39,5. Poi vediamo alla fine quale realizzerò per Natale. Intanto vi dico gli ingredienti e come si realizza il mio fantastico cheesecake ai frutti di bosco. Cucina. Avete capito? Adesso ho svelato il segreto. Per la mia cheesecake ai frutti di bosco utilizzerò lo stampo a forma di albero di Natale. Ma andiamo a vedere quali sono gli ingredienti in primis. Dunque, per la base utilizzerò 400 g di biscotti digestive, che ho tritato finemente qui, come potete vedere nella mia ciotola, e vi unirò 125 grammi, quindi una panetta più o meno intera di burro fuso. Quindi tra un po' lo andrò a mescolare qui con appunto i digestivi tritati finemente. Così faremo la base. Per la farcia andremo ad utilizzare invece, siccome io utilizzo uno stampo abbastanza copioso, molto grande, da 39,5 cm di diametro, anche se questo comunque è uno stampo allungato, quindi è molto molto consistente, raddoppierò le usuali dosi che utilizzo appunto solitamente, con 500 g di mascarpone, una confezione panna da montare, questa è a base vegetale senza grassi idrogenati, e un 500 ml, ma non so, forse ne utilizzerò poco meno. E ancora della colla di pesce, questa è una confezione da 24 g, io la utilizzerò tutta proprio perché è uno stampo molto grande. E poi per andare a ornare alla fine, guarnire la torta, utilizzerò una confettura di frutti di bosco, questa è della Bio Organic, quindi l'ho presa nel reparto bio, voglio provare com'è. Questa qui con sopra i frutti di bosco congelati, che sono, li ho presi appunto nel reparto frigo, questi sono 300 grammi, li utilizzerò circa una metà, poi alla fine vi farò vedere la foto come si comporrà questo fantastico cheesecake. Cosa ho fatto all'inizio, amiche? Con del burro mi sono andata ad imburrare tutto lo stampo del mio albero di Natale, eccolo qui, perché si distribuisce meglio. Ma questo perché? Perché precedentemente mi sono creata, ritagliata con un foglio di carta da forno, ho la stessa forma proprio di questo stampo, la metterò dentro lo stampo, con il burro si andrà ad applicare meglio, ecco perché, soltanto perché almeno non si muove, non si sposta. E qui ci andrò poi a versare la mia base sbriciolata. Come vedete ho versato la base proprio di burro e di biscotti finemente tritati all'interno della mia pirofila, diciamo, avendola prima rivestita con la carta da forno anche lateralmente, e l'andrò a mettere per 30 minuti in frigorifero a raffreddare. Nel frattempo che la mia base sta riposando in frigo, ho messo la colla di pesce all'interno di, diciamo, di una ciotola d'acqua fredda per circa 10 minuti, e dopo 10 minuti l'andrò a strizzare in questo modo. Strizzare bene. Dopodiché ho versato circa 4-5 cucchiai di latte all'interno di un pentolino che andrò a mettere sul fuoco a fuoco medio, e vi metterò la colla di pesce a sciogliere girando di continuo fino a scioglimento completo. Verso il mascarpone nella ciotola insieme alla panna. Con l'aiuto delle fruste lavorerò per circa 2 minuti. La panna che ho utilizzato è già zuccherata, mi raccomando. Poi dopodiché andiamo a versare anche la colla di pesce e andiamo ad amalgamare bene. Ho ripreso la base della cheesecake dal frigo e andiamo a versarvi il composto.
Questo è uno stampo molto molto grande, per cui le dosi le ho raddoppiate, 500 ml di panna, 500 g di mascarpone, circa 20 g di colla di pesce, insomma, per riempirlo ci è voluto un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo. Livellato il composto con l'uso di una spatola, adesso lo andrò a mettere in frigo, dunque è consigliabile dalle 3 ore in poi. Io sinceramente lo metterò in frigo tutta la notte per poi decorarlo domani mattina. Ci vediamo domattina e vediamo che succede. Andiamo a vedere come ho composto il mio dolce di Natale. Eccolo qui, il mio cheesecake. Guardate che meraviglia, il mio cheesecake a forma di albero di Natale. Posizioniamolo, facciamolo cadere. A Vittorio non piace, ma sicuramente dopo che l'avrà assaggiato lo vedrà che è meraviglioso. Allora, come l'ho guarnito, amiche? Vi avevo detto, vi avevo parlato della confettura di frutti di bosco biologica. L'ho cosparsa su tutta la superficie di questo dolce, del mio cheesecake. Ho cercato di guarnirlo come meglio potevo con la marmellata e frutti di bosco biologica. Poi ho sciolto i frutti di bosco congelati per guarnire con un paio di cucchiai di zucchero sul gas a fuoco lento e ho formato questa specie di sciroppino che ho rivestito su tutta la superficie. L'ho guarnito così, a mo' di, diciamo, di albero di Natale. Non è stato molto semplice, amiche. La prossima volta cercherò magari di mettere la carta forno in modo che sporga da fuori, perché comunque poi non si potrà togliere dallo stampo facilmente. Comunque fa il suo effetto. Questo è il mio dolce di Natale, lo caricherò ovviamente dopo Natale perché ora devo andare a pranzo e sarà il dolce di Natale della mia famiglia. Vi ringrazio tutti, vi auguro buon Natale e questo è un dolce consigliato anche, diciamo, per il periodo proprio delle festività, quindi anche Capodanno, a ridosso, giù di lì. Grazie a tutte, seguite la mia ricetta, seguite il mio canale e iscrivetevi. Ciao da Momi.